E voi come state, sorella? Bene. In questi giorni mi occupo delle nuove arrivate, ma vi è una giovanetta davvero terribile, impertinente e molto maleducata. Si chiama Angelica. Su, come fa Angelica? Non voglio dire di chiamare, la suora se la prenderà con me. Ragazze, ragazze, silenzio. Ti sei sbagliato. Silenzio, dammelo subito. Ma non è il caso. Angelica, questo vale anche per te. Ti ho visto, Angelica, silenzio. Ma ha rubato il mio ago. È una nave bellissima e molto grande. Angelica, vieni qui. Torno subito. Avvicinati, non aver paura. Perché dovrei aver paura, sorella? Non ho paura di nessuno. Una settimana fa ti ho visto all'ingresso del convento. Eri in compagnia dell'avvocato Nicola Manera. Conoscete anche voi l'avvocato? Sì. E c'era anche un'altra persona. Juan del Diablo. Sì. È parente tuo, per caso? È il mio uomo. Il tuo uomo? Appena tornerà da questo viaggio mi porterà a vivere con lui. Salve, signor Nicola. Ah, Beatrice, che piacere vedervi. Come state? Bene, grazie. E voi? Bene, bene. Ieri ho ricevuto il vostro messaggio e mi scuso per non essere venuto subito. No, sono io che mi scuso per avervi disturbato. Vi prego, sedetevi. Certo, dopo di voi. Ditemi tutto, vi ascolto. Vi ho chiesto di venire qui perché fra le nuove arrivate c'è una fanciulla, Angelica. Mi auguro che non vi stia dando dei problemi. No, no, no. Io volevo vedervi perché parlando con lei ho saputo una cosa che, se fosse vera, beh, bisognerebbe metterci riparo, perché non possiamo permettere che una giovanetta viva nel peccato per colpa di un essere malvagio che si è approfittato della sua innocenza. Scusatemi, ma di chi state parlando? Dell'individuo che stava con voi quando avete accompagnato Angelica al convento. Ah, Juan. Sì, esatto. Ha abusato di Angelica. Anzi, sembra che voglia portarla via con lui appena tornerà in paese. Sarà la sua amante. E la cosa peggiore è che quell'anima innocente è felice, signor Nicola. Lo dice con orgoglio. Permettete che vi spieghi una cosa. Juan non è l'orco che voi e molta gente di San Paolo immaginate. Ma come? Non ha esitato ad abusare di una povera creatura indifesa? No, no, non c'è stato nessun abuso. La verità è che voi siete una creatura ingenua, avete passato la vita fra la casa e il convento. Come faccio? Come posso parlarvi di certi fatti della vita? Potete farlo con tutta libertà. Conosco le miserie umane, perciò non mi spaventerò. Ci sono cose che riempiono d'orrore anche un vecchio uomo di mondo come me. Perciò, mia cara, dubito profondamente che voi possiate sospettare che cosa sia la vita dei miserabili, dei vagabondi che vagano di notte fra le immondizie del porto, litigando per un lurido tozzo di pane e vendendo anche l'onore pur di non morire di fame. E così era Angelica, quando Juan l'ha riscattata dall'orrore nel quale viveva. Non era innocente. Si dedicava a vendere piacere agli uomini. Fu per questo che Juan, rendendosi conto di quanto fosse giovane, la tolse dalla strada. Però lei dice. Credetemi, che quello che Angelica dice non ha niente a che vedere con la realtà. Che si è innamorata di lui e desideri diventare sua moglie è più che comprensibile. Dovete pensare che Juan è stata l'unica persona che le abbia teso una mano, che l'abbia protetta e aiutata, che le abbia dato da mangiare e da vestire, senza mai esigere niente in cambio. È un vero uomo. Lui sa come parlare alle donne. E quando Juan mi abbraccia, io ci
Ci sono pochi uomini al mondo come Juan. Beatrice. Madre. Siamo venute a ordinare dei pizzi. Se volete vi accompagno. No, non ce n'è bisogno, faremo presto. O vuoi rimanere con te? No, madre, vengo con voi. Torniamo subito. Voi conoscete quella signora, quella giovane? Sì, è mia sorella, perché? Perché? L'hai vista altre volte? Sì, con un altro vestito, ma era proprio lei. È una delle amanti di Juan del Diablo. Una delle amanti.